Uno, due, tre. Lo scudetto viene per me. Quattro, cinque, sei. Milanista, dove sei? Avete preso tre faffine. Guarda, risultato perfetto. Risultato perfetto in ottica festeggiamenti domenica. Poi vedremo se succederà. Ma per l'Inter comunque risultato perfetto perché il Milan non ha vinto e non ha vinto neanche il Sassuolo che resta là in quella zona di merda della classifica perché io voglio anche la retrocessione del Sassuolo. Quindi di più non potevo dire. Siete riusciti a prendere tre gol dal Sassuolo. Il Sassuolo, ragazzi, gioca con tre soldi. Che tre soldi io penso che sia il difensore più scarso del globo terracqueo e del sistema solare e della provincia di Monza Brianza, di tutto, veramente, di tutto il mondo. Mamma mia che scarpone! Detto questo, oggi avete dato gli ultimi rantloni. I rantloni, sapete cosa sono i rantloni? I rantloni è quando, in romagnolo, i rantloni, quando te tiri il collo alla gallina, prima di morire, poveretta, ti rizzampetti, no? Dagli ultimi rantloni. Voi oggi avete dato gli ultimi rantloni, eravate lì così. Ah, avete dato gli ultimi. Gli ultimi rantloni. Ah, siete morti. Siete calcisticamente morti oggi. Oggi proprio è arrivata la vostra fine. Ma c'era già da un po' la vostra fine. Oggi però siete clinicamente morti oggi, poveri, siete clinicamente, calcisticamente morti. Il grande Milan. Oh, forte, ciao. Ciao, 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 Milan. 50 milioni, 50 milioni. Quando parlo col mio amico Longoni, Andrea, quando parliamo che gli dico, ma secondo me 50 milioni per ciao. Oh, ciao, ciao, ciao mare, ciao mare. Quello è uno scarponazzo. Andrea, quello è uno scarbolaccio. È uno scarbolaccio. Quindi da Sassuolo, giorno in cui ci avete sfilato e fregato lo scudetto, a Sassuolo, giorno in cui siete clinicamente, calcisticamente morti. Oggi è arrivata la vostra da Sassuolo a Sassuolo. Perfetto. Ma allora, vedervi perdere, sono sincero, son contento che non abbiate perso, perché vedervi perdere mi avrebbe dato sicuramente ancora più gusto, però siccome, ripeto, io voglio la retrocessione del Sassuolo, i 3 punti al Sassuolo gli sarebbero serviti come il pane. Invece così, un punto a testa che non serve un cazzo a nessuno, va benissimo, va benissimo, indipendentemente da quello che farà il Milan stasera. Adesso, ragazzi, si apre lo scenario. Cioè, anche con la vittoria del Milan, insomma, si sarebbe aperto lo scenario, si sarebbe potuto aprire lo scenario mai visto nella storia del derby di Milano, ovvero una squadra che vince matematicamente lo scudetto in faccia all'altra. È una cosa che non è mai successa. E diciamo che farla succedere, mettere la seconda stella e fare succedere, avere questo primato, sarebbe molto gustoso, molto, molto gustevole, come dice il meme là. Molto gustevole, molto gustevole. Però anche vincerlo, dico la verità, anche vincerlo in casa la settimana dopo col Torino, non è che mi dispiacerebbe poi tanto festeggiarlo. Comunque in casa con tutti, con San Siro pieno di tifosi dell'Inter. Comunque ragazzi, è solo questione di tempo. È solo questione di tempo. Oggi il Milan, ho visto che è entrato in campo con un po' di cambi, ha fatto un po' di turnover. Comunque Jovic, il tanto vituperato Jovic, il panchinaro fisso Jovic, ha fatto gol. Cacafor, un Lorienté scatenato, doppietta di Lorienté. Ha fatto gol anche Pinamonti che se non sbaglio ha raggiunto 10 gol in campionato, ma per me resta un po' una sorta di incompiuto, anche se 10 gol e 2 assist li ha fatti, ha fatto più di Leao, ha fatto, quindi e tre soldi veramente, ma no, non lo vedo da oggi che tre soldi è scarso, lo vedevo già anche da altre partite, ma io mi chiedo, ma al Sassuolo, ma nella primavera del Sassuolo non avete uno meglio di tre soldi?
Tre soldi io credo che sia veramente, non lo dico scherzando, ma è proprio inadeguato, ma è da serie B. È dall'inizio dell'anno che è una cappella continua, è una cazzata continua, è una dormita continua. Lanciate un giovane che magari ci azzeccate, è buono, valorizzate un giovane. Ma dove cazzo volete andare con tre soldi? Tre soldi! Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia. Poi tra l'altro visto che Ciao è stato ammonito, forse salta il derby, peccato. Stavo guardando la telecronaca su Top Calcio, se non erro, ho sentito che Ciao forse salta il derby, peccato perché Ciao è sempre un in più per noi. È sempre, io quando guardo le formazioni del Milan nel derby, guardo e dico sempre, c'è Calabria? C'è. Bene. Ciao? C'è. Bene. Chiael? C'è. Doppia libidine, libidine con i fiocchi. Allora, Calabria, Ciao e Chiael sono libidine, doppia libidine e libidine con i fiocchi per me. Poi va bene, anche Tomori e Calulu non è che siano, ha preso dei cefali anche Tomori, Supercoppa Italiana l'anno scorso da Lautaro, però li reputo più forti di quelli che ho citato prima. Ormai Chiara è una statua di sale, Ciao è uno dei difensori più sopravvalutati che abbia mai visto, Davidino Calabria non ne parliamo, poveretto anche quello, è un miracolato indossare la maglia del Milan, l'avete fatto pure capitano, bravi! Cioè, avete capitano Calabria, avete vinto uno scudetto con Calabria capitano, veramente, veramente, qui dovete ringraziare Gesù, avete vinto uno scudetto con Calabria capitano, dovete ringraziare Gesù, quella volta sei stato buono, quella volta lì mi hai fatto arrabbiare, però quella volta lì sei stato troppo buono con loro, li hai miracolati, li hai, vince lo scudetto con Calabria, non è che si può fare sempre Gesù, Porca paletta, porca, Quindi, amici del Milan, è andata così. Adesso, indipendentemente da cosa succederà stasera, vedremo poi cosa succederà domenica. Voi intanto avete la Roma giovedì. Va bene, noi penseremo a domenica. Voi pensate alla Roma, pensate. E noi penseremo... penseremo a domenica. Allora, ultima cosa che devo dire, devo dire questa cosa qui, nel video prima di questo vi ho messo un link perché Inter Cagliari la farò live su Bigo Live, che è un nuovo social che mi va di provare, quindi nel video prima di questo andate nel primo commento in alto che ho messo il link per registrare, per scaricare quel social se vi va, adesso lo provo. Se mi piace lo tengo, se poi non mi piace lo disinstallo, tanto è gratis. Quindi il live, video post partita di Inter Cagliari, sempre qui su YouTube. Però dalle 20.45 il live su Bigo Live, il link lo trovate nel video prima di questo, nel commento in alto, fisso in alto, ok? Ciao milanisti! 1, 2, 3, lo scudetto viene per me. 4, 5, 6, milanista dove sei?